Allora, vi dico come la penso sul tridente. Sì, ci sta. Più che il pronostico, come la penso sul tridente. Sono galvanizzato, sono emozionato di vedere quei tre lì insieme. Sono anche emozionato di vedere il 3-4-3. Allo stesso tempo sono preoccupato perché l'ultima volta che abbiamo visto il 3-4-3 è stato in occasione di Juventus-Fiorentina, partita che abbiamo vinto 1-0 gol di Rabiot. Avevamo giocato in casa e non mi era piaciuta la Juventus, nonostante il tridente, c'era Vlahovic al posto di Milik, non mi era piaciuta la Juve. Stiamo parlando del 12 di febbraio. Allegri la partita dopo di Europa League conferma il tridente, ma passa a 4 in difesa, 4-3-3. E lì si trova un po' più di quadra, quindi vediamo un attimino come sarà, perché non basta mettere il tridente, non basta mettere i giocatori, bisogna anche assegnare loro dei determinati compiti. Pogba potrebbe entrare in caso di necessità, assolutamente sì, ci sono anche Fagioli e Miretti comunque a disposizione, oltre che Paredes che è stato convocato, non me l'aspettavo. Ok, Sporting già in pressing, abbiamo già capito in questi primi 20 secondi quale sarà l'indicazione. Quadrado. Va bene Milik, se te la senti vai pure. Bisognerà fare straordinari, ecco qua già abbiamo concesso troppo spazio allo Sporting, è riuscito a distendersi addirittura arrivare alla conclusione dal limite dell'area, per fortuna tirato alto, ma non dobbiamo concedere queste occasioni qua. Non sono per niente tranquillo con i due centrocampisti, sono gasato dal tridente, ma sono preoccupato dai due centrocampisti. Attenzione, Milik. Di Maria? È quello che vi dicevo prima. Questa è un'occasione nella quale si vede che non sei abituato a giocare col tridente, con i tre uomini messi così, perché se no in una situazione normale saresti andato sul sicuro, cazzo, quello lì fa quel movimento, e qua invece si è vista tutta la confusione, i limiti che abbiamo nella costruzione della manovra. Sempre molto confusionari quando abbiamo il pallone. Non è proprio una difesa a 4, cioè la linea 4 si vede, ma non è un modulo speculare, perché comunque Chiesa e Kostic partono entrambi dalla linea mancino. Bella palla di Angel. Come in occasione del gol di Vlahovic col Nantes, Chiesa per Di Maria. E poi non riusciamo. Porca vacca. E per adesso dobbiamo venire su, non possiamo giocarla sempre sull'orizzontale non guadagnando metri. Dobbiamo venire su adesso. Dai. Sì, Chiesa e Di Maria dialogano! E il passaggio, l'assist viene male. Ma non hai capito come stiamo giocando, perché abbiamo già cambiato diverse posizioni. Da Danilo largo a Danilo stretto, da Chiesa a destra a Chiesa a sinistra. Di Maria tra le linee, Di Maria esterno. Stiamo variando molto. Siamo ancora alla ricerca della migliore posizione. Con il modulo nuovo. Secondo me non fanno bene Chiesa e Maria a svariare invece, cioè devono sapere esattamente quale porzione di campo devono coprire. Non è che possono andare in giro. Szczęsny! Dai che ripartiamo. Abbiamo concesso un'altra azione, un'altra occasione. Ragazzi, stai rischiando perché non siamo. Non siamo messi bene né per attaccare né per difendere. Cioè, per nessuna delle due siamo messi bene. Ma per niente bene. E poi per forza lo sbaglia Di Maria. Se vede una palla a 50 metri. Ancora Tech. Ragazzi, ehi, sono le 21:30. Avanti, È il 29esimo minuto di gioco. È iniziata la partita. Su. Niente, Chiesa ancora a sinistra. Tutto quadrato, Fede. No, troppo tardi. Ma bisogna darla a quadrato quella palla, bisogna tirare sulla testa, cazzo! Bisogna guardare! Queste cose, però, ragazzi, nascono dal fatto che la Juve non ha mai i giocatori nelle posizioni fisse. Cioè, se quel giocatore sa che dall'altra parte poi si stacca, si sgancia anche l'altro giocatore, gliela dai volentieri. Quante volte sale quadrato? Ultimamente mai. Cioè, stanno continuando a venire giù e fare quello che vogliono. Ah, ragazzi, c'è una squadra in campo oggi, non è la Juventus. Mi viene il vomito. Mi viene il vomito. Perché non abbiamo idea di cosa fare quando abbiamo la palla. Mi viene il vomito. Noi siamo presenti in campo fisicamente e basta. Sembra l'allenamento.
tacco contro difesa. Cioè noi nei momenti decisivi della stagione, invece che andare avanti, andiamo indietro. Andiamo indietro. Ecco, questa cosa però mi fa incazzare. Questa cosa mi fa incazzare. Perché Chiesa sta facendo la mezzala destra adesso. Sta facendo la mezzala destra Chiesa. Le palle lunghe alte per Di Maria. E adesso Chiesa è tornato a sinistra. Cioè ma veramente, ma cazzo, non è la partita, è un trasloco. Sì che loro non è che stiamo facendo delle robe incredibili, Cioè loro non stanno facendo, cioè è che sono la squadra che gioca meglio del mondo, però semplicemente sa come sono messi in campo, loro sanno come sono messi in campo, giocano questo modulo, sono abituati a questa, a queste posizioni, sanno dove deve andare il pallone, fine, semplicemente, cioè non è che fanno chissà che cosa. Noi invece siamo veramente confusionari. Cos'hanno Szczęsny e Cuadrado? No, cosa c'hai Tech? Tech? Io spero che c'ha la mano sul petto, raga, mi preoccupa tantissimo questa cosa. Oh, Tech, mica fare scherzi, Ma piange? Ma piange, cazzo, ma Tech, ma cosa c'hai? Ma no, ma che brutta immagine questa. Ma dai, ma poverone. Ma allora, Di Maria è da bastonare stasera, io sono d'accordo, ma era da bastonare anche nei primi 60 minuti con la Lazio, l'ultima partita. Gli ultimi 30 minuti Di Maria invece sembrava un fenomeno, perché era cambiato l'atteggiamento della squadra. Era cambiato il modo di attaccare e di difendere della Juventus. Quindi Di Maria sì, è da bastonare, però cazzarola se non lo mettiamo neanche lui nelle migliori condizioni per rendere. Lui là in fondo fa la differenza, lo sappiamo. Mamma mia, ce li stiamo portando dentro l'area. Stiamo veramente dicendo, ragazzi, venite, dai, venite. Mister. Cioè, dai, mister. Qualcosa in più, cazzo, dai, mister. Qualcosa in più del niente. Non è un discorso di cambi, mister, lo sai, cazzarola. Non c'ho neanche la sensazione che possa succedere qualcosa. Io mi auguro gli ultimi 30 minuti di riuscire almeno a sembrare una squadra di calcio. Non dico vincere la partita, almeno sembrare una squadra di calcio. Ma guarda Chiesa cosa gli tocca fare, poverino. Guarda Chiesa cosa gli tocca fare, poverino. Mi sta venendo da piangere. Si è anche bloccato da zona, forse è una fortuna. Sì, ma mister, è mica colpa dei calciatori che sbagliano in campo qua, te lo dico. Tutto il bene che ti posso volere, inutile che ti incazzi. Sti incazzarti con te stesso. Non è veramente possibile preparare una partita in questo modo. Gatti! Gatti! Furto con scasso all'Allianz Stadium. Il gol di un giocatore che è meraviglioso. Gol di un giocatore che è meraviglioso. Sono felicissimo per lui. Che bello il gol di Gatti, cazzo. Incredibile quello che stiamo vedendo. Primo gol con la Juventus in Europa per Federico Gatti, lui che viene dalla Serie B. Ma sei felice, ma sei contento. Meraviglioso, questa è una storia meravigliosa di calcio. A differenza della partita che abbiamo giocato, che non è una cosa meravigliosa di calcio quella. Cosa sta succedendo? Cioè abbiamo buttato fuori la palla per fare i cambi e poi non facciamo i cambi perché Paredes è scappato. Cos'è successo? Cioè, era due ore, tra l'altro, che stavamo aspettando di fare i cambi. Tutto cazzo dura ancora sta partita. Ce l'ha sempre lui. Che bravo Gonçalves. Ma non si può! Non si può concedere sempre tutta sta roba! Grande Perin, cazzo! Magico e meraviglioso! Non possiamo sempre! Sempre! Mister, sempre! Che grande che è stato Perin! Che grande che è stato Perin! Abbiamo vinto e non ho idea di come sia stato possibile! Non ne ho la più pallida idea! Un miracolo! Un miracolo! Un miracolo di Natale a Pasqua!